Anche nella zona del Borgotto, in Via della Valle, le cantine e le strade si sono riempite d'acqua, impedendo ad alcuni cittadini di muoversi e uscire dalle proprie abitazioni, per non parlare dei muri che sono saturi d'acqua. La situazione nei punti più bassi è a dir poco allarmante. Voi era mai capitata una cosa del genere? No, assolutamente. A me non era mai capitato. Lei abita qui da più tempo, forse puoi chiedere a lei. Ma l'acqua è arrivata anche in casa? Sì, è arrivata anche in, a me è arrivata anche in casa. Ho dovuto spostare tutti i mobili, ho il frigo immerso nell'acqua. Avete chiamato già Iniziava alle qualcuno? 6:30. Quindi abbiamo chiamato Primaera, i pompieri, i vigili del fuoco, la Faenza Spurghi. È arrivato qualcuno? Sono venuti Era a visionare, Faenza Spurghi a visionare, la Municipale a visionare, i pompieri non li abbiamo ancora visti. È la prima volta che succede? E quando era successa l'altra Sai che volta? non ricordo proprio la data, in realtà non ricordo, però ricordo lo stesso fenomeno perché avevamo la cantina allagata, le pompe in azione. Non ricordo di preciso la data, nel 90 forse, proprio la data sono negata per data, però. È la cantina da cui gronda l'acqua e l'altra viene da lì. Vede, guardi, Aspetti che questa è la arrivo. grande cascata. Vede. Madonna. Grazie. Francesca Diletta per Faenza Web TV.